tu dovresti sempre sapere che rapporto c'è tra gli euro che hai investito in questi strumenti e quelli che hai incassato. È da lì che si capisce quali attività hanno prodotto i risultati migliori. Bentornati a Sedute Comode. Oggi parliamo di numeri che sono sempre molto interessanti da guardare, anche perché sui numeri c'è poco da discutere, no? Sono dei dati oggettivi. E poi sono loro che ci danno delle informazioni importantissime su come comportarci poi nel futuro. E quindi vi chiedo, siete abituati a conoscere i numeri delle performance dei vostri strumenti di marketing? Perché conosco tanti albergatori che, insomma, non vanno tanto a fondo in questo. E invece i numeri ci dicono tante cose belle. Numeri tipo, per esempio, ogni albergatore dovrebbe sapere quali sono state le performance del sito internet, no? Ogni albergo ha un sito, ogni sito ha delle performance, le conosciamo o non le conosciamo? Come sono andate le campagne su Google? Non tutti gli alberghi le fanno, però insomma siete sempre di più. Quindi come sono andate? Quanto ho investito? Quanto ho incassato? Sono andate bene, male, meglio, peggio rispetto a quelle dei miei competitor? E invece le campagne su Meta, Facebook e Instagram, come sono andate? Anche lì abbiamo dei numeri, abbiamo dei dati, abbiamo dei confronti con gli anni precedenti, perché è anche questa la parte divertente. In sostanza, tu dovresti sempre sapere che rapporto c'è tra gli euro che hai investito in questi strumenti e quelli che hai incassato. È da lì che si capisce quali attività hanno prodotto i risultati migliori. Così scopri che ci saranno delle attività su cui puntare maggiormente perché ti hanno dato dei risultati già ottimi. Altre attività che invece vanno modificate, altre che forse nel tuo caso non vanno bene, quindi potrebbe essere giusto eliminarle. Senza uno sguardo ai numeri è difficile fare questo tipo di ragionamento. Quindi partiamo dai primi numeri che bisogna andare a guardare. Tutti, insomma, più o meno tutti hanno una scheda Google My Business. Cos'è la scheda Google My Business? È quella parte, diciamo, sulla destra dello schermo, quando andiamo a cercare hotel Pinco Pallino a Riccione, esce fuori tutta una serie di risultati a sinistra e sulla destra c'è una parte dedicata a questo albergo Pinco Pallino, questo hotel Pinco Pallino. Bene, anche lei ha delle performance che dobbiamo andare a controllare e a verificare. Cosa cercano gli utenti? Bisogna andare a guardare dove cliccano. Su quella scheda è possibile andare a guardare il sito, quindi io se voglio vedere il sito ci clicco, se voglio telefonare telefono, se sono da mobile, se voglio vedere come ci si arriva in quell'albergo clicco sulle indicazioni stradali, oppure c'è anche un'anteprima della mappa, c'è l'anteprima della Google Map chiaramente, quindi io potrei cliccare lì, oppure mi interessa vedere le foto del vostro albergo e quindi vado a cliccare sulle foto. Poi posso guardare anche le recensioni da quella scheda. Quindi diamo per assodato che sia tutto settato correttamente, e per settato correttamente mi viene in mente, per esempio, il puntatore di Google Map è messo correttamente o no? Perché noi diamo per scontato che lo sia, ma quante volte il puntatore ci identifica nel palazzo più avanti o più indietro? No? Rispetto per esempio alla spiaggia. E quante volte il puntatore indica un ingresso su una strada e invece l'ingresso sull'altra strada? Queste sono tutte cose da controllare. Quali sono le prime foto che compaiono? A volte Google ha la capacità di scegliere le foto più brutte e vecchie e meno affascinanti della vostra struttura. Quindi, insomma, andare a controllare. Anche per esempio che se io clicco sul call to action sito, che mi porti effettivamente sul sito, perché sono tutte cose molto molto importanti. Allora, innanzitutto, guardiamo le statistiche, dobbiamo darci dei periodi di riferimento, perché i numeri in senso stretto dicono e non dicono, no? In realtà la parte interessante è capire nel periodo dal 1 gennaio ad oggi come è andata, oppure
Che differenza c'è tra il 2024 e il 2023? Quanto siamo cresciuti? Quindi i confronti tra l'anno in corso e l'anno precedente sono importanti sempre quando guardiamo le statistiche e come pure i periodi di riferimento. Facciamo dei confronti tra periodi di riferimento uguali, un anno e l'anno dopo, oppure gli ultimi 6 mesi e gli stessi 6 mesi dell'anno precedente. Sono queste le cose che dobbiamo andare a confrontare tra di loro. Comunque, la Google My Business è una scheda che va tenuta monitorata perché i suoi numeri ci dicono tanto, ma tanto tanto, compreso il ranking relativo alla vostra, diciamo, alla vostra reputazione, perché voi sapete che su Google ci sono anche le recensioni, quindi i punteggi, quindi da lì vediamo quante recensioni avete e che punteggio avete raggiunto. E questi sono tutti i dati da tenere sotto controllo. Quindi se non siete abituati a farlo, vi consiglio di cominciare a guardarci. Ora vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata di Sedute Comode.